Siamo riusciti in quello che avevamo annunciato un anno fa era un auspicio, oggi invece è il verificare che l'auspicio è diventato realtà. Questa è la quarta base italiana, abbiamo battuto la concorrenza di altri aeroporti italiani, anche più grandi del nostro. In che modo? Facendo un lavoro di squadra con le istituzioni, un lavoro di squadra anche con le maestranze, con tutti i collaboratori dell'aeroporto. Io ne sono molto lieto che questa sia un'opportunità non soltanto per i Liguri, ma anche per venire a visitare la nostra città e la nostra regione. Ora quello che dobbiamo fare è dire più si vola con Volotea, più abbiamo chance che da due aerei piazzati qua, ne vengano altri, ne vengano tre aerei, non c'è limite al meglio, e vengano messe anche nuove rotte, perché il programma di Volotea è un programma di incremento di rotte rispetto alle 13 però che sono già previste per quest'anno. Ho fiducia che nei prossimi anni la vedremo progressare in più destinazioni, più voli. Al giorno di oggi andiamo ad offertare 13 destinazioni, che ormai è un record, diciamo, per la città e per l'aeroporto, e quasi 400.000 posti, che anche in dimensione di offerta è importante. Dunque sì, un giorno storico, siamo molto contenti, ma è soltanto l'inizio di una lunga strada. È un aeroporto che in questo momento sta tenendo i suoi passeggeri, sta aumentando le rotte, ne aumenteremo, come abbiamo già annunciato, nei prossimi mesi altre verso l'Europa. Oggi con la base Volotea in questo aeroporto mettiamo le basi, un pilastro intorno a cui costruire non solo posti di lavoro che già stanno arrivando, ma anche altri collegamenti efficienti e possibilmente competitivi. Ma il primo punto soprattutto è quando vi è la volontà, vi è la visione, si possono ottenere risultati.